di presentarti un'altra ricetta siciliana. Sto parlando dei buccellati, o per meglio dire buccettati in siciliano. Gli ingredienti che ci occorrono per la pasta frolla sono pressoché identici a quelli dei cassatelli, ma ovviamente ci sono delle piccole differenze, ma andiamo a vedere quali. E come in quel caso, in questa preparazione andava messo lo strutto. Però io preferisco sostituirlo con l'olio, così dimezzeremo i tempi di preparazione e i biscotti risulteranno più leggeri, ma ugualmente buonissimi. Ma andiamo con ordine. Quindi ci occorrono 500 g di farina, 100 ml di olio di semi, 75 ml di latte, 2 uova, 100 grammi di zucchero di canna, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, ammoniaca che trovi al supermercato nel settore dolci e fialetta all'arancia o alla vaniglia. Come abbiamo fatto l'altra volta, andiamo a rompere le uova all'interno di una ciotola. Inseriamo lo zucchero e mescoliamo con le fruste. Se la pasta frolla è molto simile alle cassatelle, il ripieno sarà completamente diverso, molto più ricco rispetto al precedente e con frutta secca, ma lo vedremo in seguito. Fatto questo, e quindi quando le uova saranno leggermente spumose, ma non troppo, andiamo ad aggiungere l'olio ed il latte, l'aroma all'arancia. Ed adesso 5 g di ammoniaca, non ti spaventare, è praticamente un agente lievitante che contiene bicarbonato e mezzo cucchiaino di lievito normale. Ed inseriamo a pioggia la farina. Amalgamiamo prima con un cucchiaio e poi andremo a lavorare con le mani, perché ti ricordo che dobbiamo ottenere un panetto. Ovviamente puoi anche lavorare il tutto in planetaria, però io preferisco fare a mano. Questi sono dei biscotti che si preparano per il periodo natalizio e sono ripieni di fichi. È proprio questa la caratteristica. Le cassatelle dell'altro giorno sono finite in men che non si dica, veramente. Erano eccezionali e quelle si differenziano appunto per il fatto che sono ripiene di ricotta. Quando avrai ottenuto un panetto di questo tipo e quindi ben liscio ed omogeneo, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e ci occupiamo del ripieno. La parte più sostanziosa è appunto qui perché ci occorreranno 250 g di marmellata di fichi, io sto utilizzando questa della Santa Rosa, 120 g di scorza candita d'arancia che si presenta in questo modo e che andremo a tagliare al coltello. Allora, questa non si trova al supermercato, a meno che non è un negozio di alimentari ben fornito, allora sì, ma io questa l'ho comprata in un negozio di pasticceria. A seguire ci servono 35 g di cacao amaro, mezzo cucchiaio di cannella che è qui sommerso dal cacao, poi tantissima frutta secca, cioè 50 g di granella di pistacchio oppure farina come in questo caso, noci sempre 50 g e 50 g di mandorle. Sono molto calorici come dolci, però buonissimi. E per finire 120 g di cioccolato fondente. Tagliata l'arancia candita a piccoli pezzettini, la andiamo ad inserire all'interno di una ciotola con il resto degli ingredienti, cioè marmellata. Questi sono dei biscotti che faceva mio nonno, che non c'è più, quindi dedico questa ricetta a lui. Adesso andiamo ad inserire anche il resto. Cacao amaro e cannella. Mescoliamo tutto ed abbiamo il composto pronto.
buon profumo che c'è, non ti dico. Mentre tagliavo l'arancia, che io tra parentesi amo ed adoro. Wow. Comunque questa è una fantastica idea al regalo, perché sono anche belli esteticamente e lo vedrai a fine cottura. Mettiamo da parte e riprendiamo il nostro panetto. Ed adesso lo stendiamo in modo molto sottile con l'aiuto del mattarello. Fatto questo, dividiamo il nostro impasto in due parti uguali e poi andiamo a farcire. Qui, a differenza dell'altra volta, puoi abbondare, perché adesso andremo ad arrotolare. Quindi ripieghiamo la pasta ed adesso tagliamo la parte eccedente. Questa l'andremo di nuovo a lavorare ed adesso andiamo a formarci i nostri buccettati tagliando le estremità. Ed ora devi scegliere tu la dimensione che gli vuoi dare. Perché ti dico questo? Ovviamente, essendo che hanno al loro interno l'ammoniaca ed il lievito, calcola che lieviteranno, anzi raddoppieranno di volume, quindi io non li faccio tanto grandi, un centimetro circa. E continuiamo così anche dall'altro lato. Dobbiamo terminare tutto l'impasto e tutto il ripieno. Ed eccoli qui i nostri buccellati, pronti per essere infornati. Come vedi, sono grandi un centimetro di spessore. Ed adesso li andremo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Ed intanto ci occupiamo della glassa. Zucchero a velo 125 grammi, un albume e codette colorate per decorare i nostri dolci. Semplicemente uniamo i due ingredienti tra di loro setacciando lo zucchero. Se vuoi puoi inserire anche un pochino di succo di limone. Ed ecco pronta la nostra glassa. Ed ecco pronti anche i nostri buccellati. Guarda che belli che sono venuti, veramente fantastici. Ed adesso li andiamo a decorare. Hai visto che meraviglia presentati in questa scatola? Come ti ho detto, è un'ottima idea al regalo. Andiamone a vedere uno come nel dettaglio. Questo è pieno pieno di glassa colata dappertutto e cadono anche gli zuccherini, ma adesso vado ad assaggiare perché ho l'acquolina in bocca. Veramente magnifico. L'assenza dello strutto non si avverte completamente. È un biscotto friabile e tutti gli ingredienti che sono al suo interno si contraddistinguono benissimo. Cioè veramente, veramente eccezionale questo buccettato. Ti consiglio vivamente di provarli. Se così, mandami la foto in direct su Instagram, mi trovi con il nome di Irex Fornelli, come per tutti gli altri social. E se non vuoi perderti le mie altre ricette siciliane, iscriviti!